Il nuovo belvedere di Piazza Ungheria a Tor Vaianica era stato inaugurato esattamente 2 anni fa, nel marzo del 2022, dopo una ristrutturazione che era costata 213.000 euro. I lavori hanno permesso la creazione di un nuovo solaio e di una balaustra in acciaio inox, la riqualifica delle rampe laterali e il rinnovo degli arredi. Oggi però ci risiamo, il belvedere è nuovamente a rischio crollo perché non ha retto alle recenti mareggiate. La causa è abbastanza chiara, è stata la mareggiata. 213.000 euro, non so adesso quanti lavori potrebbero coprire. Come si fa a poter valutare se quel lavoro è stato poi eseguito in ragione dei 213.000 euro? Che cosa devono fare per 213.000 euro? Quindi lei dice che la cifra è bassa, secondo lei? La cifra potrebbe essere bassa in proporzione ai lavori che avevano già previsto di dover fare. Mi dispiace soprattutto per chi ci lavora, sono dei ragazzi giovani che ogni anno si ritrovano a rifare tutto da capo. Però è sempre la stessa ditta? Sì, sì, è cambiata qualche anno fa, però sono comunque sempre ragazzi che si ritrovano in questa situazione ogni anno. È anche un peccato per le attività commerciali di zona, immagino. Ma sì, no, noi siamo qui davanti, quest'inverno un altro po' il mare arrivava qui da noi, quindi era crollato tutto, adesso un po' stanno rifacendo, però non c'è niente da fare. Non si è risolto il problema perché non era oggi da fare questo che stanno facendo. Questa è roba che dovevano fare una ventina d'anni fa, come hanno fatto a Ostia, hanno fatto le T a mare, oppure a Anzio davanti alle grotte di Nerone. Che adesso tu mi fai che mi metti i sassi, che li metti a fare. Siccome loro non chiedono a chi, loro non è che vanno a chiedere ai pescatori oppure alla gente di Orvaianica, lo chiedono al burino che arriva da Frosinone, che adesso sta succeduto al comune, è inutile adesso che metti i sassi, non serve a niente. Quindi serve... anche i prossimi lavori non serviranno a niente? No, non serve a niente, adesso tu mi metti i sassi, a cosa fai? Sì, per proteggere che non, il mare non viene più su, ma questo qui che fa? Chiude. Questo non lavorerà più, poraccio. I scaldoni dovevano mettere, come hanno fatto in tutta Italia, a 150 metri di distanza e fare la barriera, ma non l'hanno mai voluto fare.